La nostra lista è nata, allora subito va precisato che non è nata contro nessuno, ma è nata per i cittadini di Sesto, per ricostruire l'identità dei cittadini se stessi, per ricostruire un rapporto fra amministrazione e amministrati, perché, diciamo così con uno slogan, non sia i cittadini Sesto che vanno a testa alta perché hanno un bel sindaco o un bravo sindaco, ma perché sia il sindaco eletto che viaggia a testa alta perché la popolazione condivide le sue scelte, lo approva, ha collaborato con lui nell'individuare obiettivi e come devono essere fatti. Il nostro programma non sarà un programma che vola alto, sarà qualcosa che tanto è costruito con la collaborazione di tutti quelli che poi hanno accettato anche di presentarsi in lista e anche di qualcun altro che non ha potuto candidarsi per motivi di lavoro. Il programma lo stiamo buttando giù, riguarderà una 10-15 punti che avranno soprattutto a che fare con la manutenzione della città, quindi la viabilità, il verde, i marciapiedi, le soste, i parcheggi. Diciamo, partiamo dal presupposto, per esempio, che le cose che vanno fatte non andranno fatte con motivazioni ideologiche, ma perché hanno uno scopo e una funzione utile alla città. Diciamo, per esempio, che si deve garantire la tranquillità dei cittadini utilizzando i vigili più per prevenzione che per repressione, cioè mettere non so quanto, 3 milioni in bilancio per multe, 3 milioni e mezzo in bilancio per contravvenzioni è una cosa assurda, non esiste nella mente di un amministratore, non può esistere, e voglio dire, non si devono tartassare i cittadini, si devono convincere che alcune cose non vanno fatte perché sono utili, sono importanti per la città. Credo che poi altri aspetti verranno illustrati ora nella nostra conferenza che riguardano diciamo così, l'uso della città, il miglioramento della macchina amministrativa, anche problemi grossi come l'inceneritore. Noi non è che vogliamo per forza, non siamo tutti d'accordo dentro sul fatto che il termovalorizzatore debba essere localizzato, però siamo tutti convinti che bisogna prendere atto di una decisione già presa e che il nostro intervento deve essere quello di garantire che sul territorio la presenza di questa struttura, indubbiamente necessaria, non comporterà grossi problemi. Quindi, per esempio, proporremo di sicuro la creazione di un'authority, 3 tecnici indipendenti che dovranno controllare, a parte chi verrà a gestire, chi sarà incaricato di gestire, che dovranno controllare che i fumi, che insomma che quello che verrà prodotto dal termovalorizzatore non avrà grossi impatti con l'ambiente, e al momento che questo si dovesse verificare dovranno avere la facoltà di bloccare tutto e rivedere quello che è necessario rivedere. Allora abbiamo convocato la conferenza stampa per ufficializzare quello che diciamo ormai tutti a Sesto già da tempo si aspettano, discussioni sono state, la nascita della lista civica Democratici per Sesto. La nostra lista, che è stata composta fra l'altro da personaggi, a parte il sottoscritto che ha fatto politica in prima persona una 15 anni fa, non so se bene o male, insomma, ai posti di Dario, e ai consiglieri uscenti, ma proprio per il fatto che sono uscenti, diciamo così, sta a testimoniare del loro sentire. Poi il resto sono tutte persone che, diciamo così, si sono rivolte a noi per manifestare il loro disagio, il loro malcontento, la loro voglia di collaborazione frustrata, la loro impossibilità a partecipare alle scelte della vita della città, benché ne fossero intenzionati. E il nostro programma, che ora appunto vi illustrerò anche brevemente per punti, è stato costruito proprio con il confronto che abbiamo fatto con le persone che poi hanno accettato di essere candidate in lista. Anche una scelta fatta non deve essere qualcosa che ideologicamente rimane immutato, no, deve essere qualcosa che si confronta con le necessità, con la realtà, e sulla base di questo viene eventualmente modificato. Un esempio, per esempio, potrebbe essere la zona a traffico limitato. Che senso ha la chiusura sabato, domenica e lunedì?
Voglio dire, che si fa? L'aria salubre la domenica e il lunedì, fra l'altro la domenica non c'è nemmeno nessuno che passa per il centro, il lunedì insomma c'è qualcuno. Forse il sabato, ecco, c'è una motivazione seria per la chiusura, perché c'è tanto traffico pedonale, ci sono tante macchine che girano, c'è il mercato, quello del sabato, per cui in quel giorno lì c'è un senso, ha un significato la chiusura. La domenica e il lunedì, no, tra l'altro probabilmente l'unico problema della chiusura così a giorni alterni è quella di far perdere la cognizione del tempo ai cittadini che passano di sotto a quella telecamera e si beccano delle contravvenzioni. Ho parlato con tanti cittadini che insomma hanno dovuto pagare 74, non so quanto era, 74 euro perché sono passati inavvertitamente sotto la telecamera, perché magari sono dimenticati aerei di lunedì, no? Voglio dire, per noi la zona pedonale ha un significato serio, ha un significato che, diciamo così, ha a che vedere con la presenza dei cittadini, con la facilità di circolazione, con la difesa di una zona, e comunque può essere realizzata se ci sono le infrastrutture necessarie, il parcheggio accanto, la facilità di arrivarci, la facilità di uscire. Quindi per noi, per esempio, la zona pedonale va rivista.